il 25 d'Aragona, il Alessandro Scarlatti, per celebrare la nascita dell'arciduca Leopoldo. Il trionfo era costruito sullo stile delle serenate popolareggianti che seguivano per le strade di Napoli. Viene proposto quest'anno a Martina Franca nell'ambito del 15° Festival della Valle d'Itria. Nicoletta Ciliento, Miss Angeles Peters, Susanna Anselmi, Michele Ferruggia e Pietro Spagnolo sono gli interpreti di questa serenata diretta da Fabio Bisi, giovanissimo maestro di formazione femminile, alla cui guida sono affidati il coro filarmonico di Bratislava e l'orchestra Alessandro Scarlatti della Sede di Napoli. Un connubio, questo tra la Scarlatti di Napoli e il Festival della Valle d'Itria, ormai sempre più vivo, come sostiene il direttore artistico Massimo Fagnoli. Noi a Napoli, per esempio, abbiamo una grossissima tradizione per quanto riguarda la scuola pianistica e la portiamo avanti con manifestazioni che vogliono proprio scegliere e approfondire questo aspetto. Quello che ci ha detto da 10 anni a Martina Franca, forse anche qualcuno in più, credo che sia importante per questo. Da questo festival sono uscite voci incredibili, voci importantissime che adesso fanno il giro dei maggiori teatri del mondo.